Ciao a tutti, ben ritrovati con Video Pep. L'episodio di oggi sancisce lo spostamento del video podcast dal lunedì al martedì, non che non sia mai capitato prima, però insomma, spostamento più o meno fisso, per diversi motivi. Il primo direi che sono le occhiaie, nel senso che il lunedì sono sempre un po' in apnea, faccio fatica, allora piuttosto che pubblicarlo al pomeriggio, tardo pomeriggio, sera, tanto vale pubblicarlo il martedì, ma così si tappa anche un buco perché, e questo poi è l'annuncio vero, siccome Checco e il suo fido compagno in armi, Mr. Battanta, sono impelagati in altre situazioni, per il momento quantomeno si prendono una pausa le rubriche Blue Brothers sui Blu-ray e la bottega di Chuck sulle avventure grafiche, e quindi serviva qualcosa per tappare il buco dell'appuntamento fisso del martedì. Vabbè, ho fatto l'annuncio. Per il resto, ho una serie di stampate di tutti quelli che mi hanno scritto in seguito alla mia proposta: datemi dei consigli su un tablet per provare a vincere, ovviamente, i giochi che mettiamo in palio. Ho qua le risposte dei vincitori, che adesso comunico, quindi se non ve ne frega niente, non avete partecipato, quel che è, potete anche interrompere qui la visione o andare avanti di qualche minuto per sapere, insomma, per ascoltare la rassegnina dei contenuti in arrivo questa settimana, che dubito sia molto interessante, ma vai a sapere. Allora, tale Calamaro Russo scrive: nella speranza di ottenere Beat Trip Runner 2, in realtà inizialmente chiedeva Darksiders, poi ha cambiato idea, e sostanzialmente dice che il tablet è un oggetto inutile, serve una tasca enorme, la gente ti guarda storto quando fai le foto, si vede, ma io il tablet non lo uso, a me sembra folle usare il tablet per fare le foto, che cazzo è sto roba enorme, però per cui sostanzialmente un'enorme mail per spiegarmi come mai non devo comprare il tablet, che si conclude però dicendo che il tablet, una volta che l'hai comprato, diventa un oggetto fondamentale, soprattutto quando vai a cagare. Beh, siamo d'accordo, cioè non mi serve molto questa tua mail, però condivido il tuo pensiero, non serve un cazzo, ma è impossibile separarsi una volta che ce l'hai, almeno credo sia così, è successo così con lo smartphone, per cui. E quindi hai Beat Trip Runner 2, è tutto per te. Poi abbiamo Felice Fernando, che mi consiglia di comprare sostanzialmente una carcassa di tablet. Niente Android, perché poi il retro gaming ci perdi sopra troppo tempo, devi comprare una di quelle schifezze fatte in Cina che costano poco, niente iPad, niente roba del genere, quindi insomma dovrei comprare un tablet di quelli proprio delle patatine. Io ne ho visto uno in libreria, era Android, però era proprio il tablet della libreria, che boh, non lo so, temo funzionino un po' di merda. Comunque, tu mi chiedi Darksiders, Darksiders per te. Emanuele Bozzano propone il Kindle Fire HD perché leggo tanto, crede, e avrà sicuramente un Kindle tradizionale, in realtà no, mia moglie ha un reader Sony, che però usa lei, io ho l'app di Kindle sul Galaxy S2 e in effetti ci leggo parecchio. Però insomma è piccolo il Kindle Fire HD, lo si porta in giro facilmente, la tipa in bikini della pubblicità dice che è economico, e quindi insomma è anche uno slogan bello, From Kindle Fire Was Born, molto badass in effetti, meglio di iPad o Nexus, che sembrano dei nomi di un'opera sci-fi di serie B, però non è espandibile, non so come sia qualità, insomma sto sparando a caso, io voglio solo i giochi. E Showdown Effect per Emanuele Bozzano. Poi Fausto Ciarcio, brevissimo, propone un tablet Android, il video YouTube, non saprei dirvi la marca, comunque dice che è espandibile, costa poco, c'è la custodia in pelle, sì, il tasso di cinesi suicidati per fabbricarlo è del 500 inferiore a quello di un iPad, e quindi in sostanza suggerisce di comprare questo modello, ma no, io se lo compro voglio uno potente su cui girano i giochi. Però apprezzo comunque il tentativo di salvare i cinesi e quindi ti conquisti il tuo bel Dungeon Defenders. Bravo Fausto. Poi, Francesco Fazzini. Onesto, non ne capisco un cazzo di tablet e ti consiglio di non comprarlo perché è inutile. Però, se proprio devi, Galaxy Tab o Galaxy Nexus 2, che ti stanno sul cazzo, ma non ho voglia di informarmi. Vabbè. che tristezza. Comunque, ti becchi Splice perché sei l'uno che l'ha chiesto. Milky R. Ha chiesto consiglio a un amico che gli ha risposto tutto maiuscolo con una serie di urla di grande fascino, e
Anche lui propone una serie di tablet pseudo cinesi, quelli scamuffi che rompono il culo al Galaxy Tab 2. In realtà devo dire, mi incuriosisce questa cosa, ci darò un'occhiata per fare il super alternativo. Ad ogni modo, tu chiedi di poter avere Dungeon Defenders, che tra l'altro è con tutti i DLC, ma è già stato assegnato a Fausto Ciarcio, oppure Darksiders. No, scusate, mi sono confuso. Tu chiedi di averti, Dio mio. E vedete, vedete, per questo che non va fatta lunedì sta roba. Comunque, Milchiarre è quasi tentato di non partecipare al contest perché ha vinto troppo. Ad ogni modo, chiede Showdown Effect, Super Hexagon o Beat Trip Runner 2. Beat Trip Runner 2, Super Hexagon, Showdown Effect, ti diamo Super Hexagon, che non l'ha chiesto nessun altro. Madonna, quante ne vinci, Milchiarre. Poi, Marco Paglia, ci consiglia il Mediacom SmartPad 950, memoria espansibile, scelta saggia in quanto modello economico, se è una ciofeca non rimpiange di aver speso un patrimonio, può usarlo come vassoio, è antifurto, se non ti piace puoi darlo in pasto al gatto, insomma il punto è che costa poco. Beh, comunque tu chiedi Commandos Beyond Call of Duty, che ci trasciniamo dietro da mesi, visto che non lo vuole nessuno, è tutto tuo. Giovanni Guagliardo. Giovanni Guagliardo apprezza il tentativo, lui chiede, ma io vorrei tutti i giochi dell'Humble Bundle Android. Non gli avesse chiesti nessun altro, te li darei anche. Facciamo invece che ti mando una bella mail, ti faccio l'elenco di quelli che sono avanzati, perché se devo mettermi a capirlo adesso non ci capisco più niente. E di sicuro c'è dentro Cryon Physics Deluxe. E mi dici quale vuoi, uno però, gli altri poi li teniamo, così almeno abbiamo altri concorsi da fare. Bene, questa assegnazione un po' sconclusionata si conclude quindi qui. Giovanni Guagliardo mi consigliava Android con Nexus 7 da 32 GB o Asus Transformer Pad da 32 GB. Comunque alla fine non compro niente, secondo me. Vabbè, ragazzi, grazie per aver partecipato. Tanto lo so che l'avete fatto solo perché volevate i giochi. Eccovi. Chiudiamo questo orrendo video pep segnalando i contenuti in arrivo. Avrete visto ieri la recensione di Battle Block Theater. Domani arriva la recensione del nuovo Fire Emblem per 3DS firmata Crono, Vincenzino Ercole. E vabbè, sono in arrivo altre cosette sul fronte delle rubriche. Domani c'è VGB, i vecchi giochi brutti di Alex. Giovedì abbiamo Paperback, si parlerà di Asimov, niente meno, poi vabbè. Broadcast. Old, aprile 93, insomma le solite cose, Sunday, queste. Per quanto riguarda i podcast, a parte i podcast video che l'opinionista è sempre desaparecido, non so cosa dirvi, questa settimana dovremmo registrare, se non ci sono problemi, sia un Outcast Sound Shower, sia un nuovo Outcast Magazine che registriamo a puntate e poi lo dovrò assemblare, e purtroppo ci abbiamo tutti un sacco di impegni, e dovrebbero essere pubblicati, se non faccio confusione, la prossima settimana Outcast Magazine e quella dopo Outcast Sound Shower, perché cercherò di scaglionare un attimo, visto che nelle ultime 2 settimane del mese non ci sarà modo di registrare altro. Direi che è tutto. Ci vediamo la settimana prossima, quando magari, vai a sapere, potrei avere qualcosa in più da dire.